con le proprie capacità per regalare a tutti noi questi giorni di grande, grande magia e fascia. E ci sono ovviamente tante cose che vivremo insieme, ci sono moltissime premiazioni. Prima però due saluti molto importanti: l'amministrazione comunale, che promuove con grande anche coraggio, nonostante momenti di difficoltà, questa manifestazione, e poi l'associazione Roart. Quindi chiamo qua sul palco il sindaco di Livorno Alessandro Cosimi e il presidente dell'associazione Roart Mario Allegri. Mario, prima di sentire le riflessioni del sindaco, arriva questa serata finale di un grande lavoro che è stato un lavoro intenso. Sì, un lavoro intenso di tutto il gruppo direttivo della Roart. Per questo sono molto contento personalmente, spero che anche i pittori che hanno dato a questa manifestazione la vera importanza, il vero lustro, per cui io gli auguro tutto il bene e gli auguro che abbiano fatto anche una bella mostra, che sia stata apprezzata. D'altra parte il pubblico c'è stato, è anche molto numeroso, per cui personalmente sono molto soddisfatto. Grazie Mario. Sindaco, ci sono moltissime persone, c'è grande attesa nel conoscere il responso anche di una giuria di qualità e le valutazioni anche del pubblico. Cosa dire a tutta questa gente che soprattutto attende anche messaggi per il futuro del Rotondo? Io devo dire la verità, sono molto contento, perché anche l'edizione di quest'anno è stata un'edizione di alto livello. Il 60esimo, che mi sembra un bel numero per incominciare a lavorare perché il premio continui a essere sempre più bello, sempre più giovane, apra nuove tecniche e che faccia anche un po' discutere davvero, anche con qualche provocazione, in maniera che l'arte abbia il senso reale del suo compito. Io credo che noi abbiamo tantissime persone molto brave, abbiamo bisogno attraverso questo premio e tante altre attività di creare anche delle punte di eccellenza. Le punte di eccellenza non le stabilisce ovviamente l'amministrazione e nemmeno Roart. Le punte di eccellenza le stabilisce la sensibilità delle persone. E quando un'opera diventa un'opera che è letta con un linguaggio universale, allora le persone l'avvertono come una cosa che è intelligibile, sia essa un'opera di arte moderna, sia qualcosa di maggiormente classico, ma comunque è un linguaggio. E io vorrei chiedere aiuto all'arte. In un momento anche così difficile vorrei che questo linguaggio aprisse lo scenario di persone che stanno fuori, come succede stasera. Vedete, è un momento molto difficile, molto particolare. A 1000-1500 km da qui ci sono anche situazioni drammatiche come quelle della Siria e altre cose. Noi non siamo un'oasi felice, siamo una città che lavora per mantenere un livello di coesione sociale, e l'arte è un punto altissimo, sia per quelli molto bravi, che avranno poi risposte e giudizi ben migliori di quelli che sono in grado di dare io, e scusatemi anche tutti noi, ma soprattutto perché l'arte è un linguaggio che ci fa stare insieme fuori di casa. Non bisogna avere paura, bisogna stare fuori e esprimersi, e chi si esprime, dal più bravo al meno bravo, ovviamente fa qualcosa per gli altri. L'altra questione è che, detto questo, c'è sempre qualcuno che viene a questo premio e incomincia un percorso per una qualità che non è banale. È stato così nel passato, sarà così nel futuro. Io posso prendere questo impegno, che l'amministrazione comunale non solo non abbandonerà questo premio, ma cercherà in ogni modo di farlo rimanere un punto importante, non dell'estate livornese, perché non è un percorso così breve. Roart lavora tutto l'anno, è importante l'organizzazione, così come è importante l'espressione di ciò che vediamo. E quindi prossimo anno, per il 61esimo, stare insieme per un premio che sia sempre più bello e sempre più partecipato. Vi ringrazio. Grazie sindaco. Lo ritroveremo in conclusione insieme anche al presidente della quarta circoscrizione Federico Pini, anche lui in rappresentanza dell'amministrazione comunale, che ovviamente qua sul palco è rappresentata dal primo cittadino Alessandro Cosimi. Però ci sono in questa fase iniziale dei ringraziamenti da fare, e vedete qua sul palco
ci sono le persone che hanno lavorato duramente per portare questo premio anche quest'anno a livello che abbiamo tutti potuto apprezzare, e ce ne sono altre ancora che hanno lavorato con grande, grande amore per l'arte e per Livorno. Quindi io unirei in un grande applauso collettivo, a partire da Nedo Luschi, il presidente onorario, che ci fa anche questa sera, rimani pure comodo Nedo, lo straordinario regalo di essere qua con voi, come grande regalo della sua presenza ce lo fa Sira Borgiotti, buonasera, grazie di essere con noi, e permettetemi da giornalista di ringraziare il decano, il migliore di tutti, Luciano Bonetti, che ha raccontato tutte le edizioni del Premio Rotonda, e c'è veramente emozione a vedervi tutti e tre insieme. E qua sul palco, Maglia Allegri, presidente di Roart, Giuseppe Pierozzi, vicepresidente e curatore del catalogo, forza con l'applauso perché sono quelli che tengono in piedi questa manifestazione. Giuseppe Pierozzi, l'abbiamo ricordato, la segreteria, la professoressa Paola Turio e Antonio Cristiano, il mattatore di tante serate del Premio Rotonda, il tesoriere Fulvio Berti, il responsabile della logistica Alberto Fornaciari, grande lavoro anche di quest'anno, Francesca Birindelli, la presidente della cooperativa culturale Agave, che è stato qua nel pomeriggio, ha visto tantissimi bambini su questo palco, chissà tra di loro magari ci sarà un Borgiotti del domani o anche un Luschi del domani, sarebbe bellissimo scoprirlo in futuro, il responsabile dell'ufficio cultura e spettacolo Giovanni Cerini, e anche Daniela Mannelli, responsabile dell'ufficio spettacolo e cultura e garante per il comune della giuria per la rassegna 2012. La giuria, composta dal professor Nicola Miceli, critico d'arte, la professoressa Giovanna Riu, critica d'arte anch'essa, il professor Africano Paffi, critico d'arte e pittore. Anche loro hanno lavorato e vedremo poi i loro giudizi durante questa serata. Iniziamo con la consegna delle segnalazioni, se siamo d'accordo, e sono stati segnalati i seguenti artisti, che se sono qua presenti possono salire sul palco per ritirare il riconoscimento: Edda Voir, Maurizio Lucarelli, Bruno Florio, Silvio Lunardi, Diego Magliani, Caterina Biondi, Gino Galimberti, Sabrina Garzelli, Giovanni Ghini, Maurizio Pupilli, Mauro Marini, Marino Socci, Fernando Terreni e Umberto Tofani. Questi sono gli artisti segnalati e li facciamo fare anche questa passerella, che non è male. Ricevono questa, il cartellino dell'opera degli artisti segnalati, e già questo è un risultato, e quindi per loro già una soddisfazione per la loro presenza. C'è chi ha il primo anno, c'è chi ha tanti anni anche di presenza a Rotonda, e questa è la consegna di la possibilità di fregiarsi proprio della definizione di artista segnalato di questa edizione. Complimenti, complimenti a loro. Aspettate un attimo che, attenzione, eccoci qua, così facciamo fare una foto di gruppo. Come abbiamo visto anche allo stand iniziale, le foto del Premio Rotonda rappresentano sempre un elemento di fascino in più, e quindi essere in queste foto è sicuramente significativo. Grazie e complimenti. È bello chiamare sul palco anche gli artisti segnalati. Ora vi vado invece a leggere i nomi degli artisti che sono stati scelti dalla giuria per le premiazioni. Li abbiamo messi in ordine alfabetico. Tra questi c'è il vincitore
anche del primo premio del Rotonda e ovviamente anche vincitori di tutti gli altri riconoscimenti, quelli più significativi. Ve li vado a leggere in ordine alfabetico. Elisa Belardinelli, Mario Bonsignori, Sergio Cantini, Terzo Collettivo, Claudio De Grandi, Marzia Della Rosa, Francesco Ermini, Francesca Ghelarducci, Fabrizio Giorgi, Massimiliano Luschi, Pierpaolo Macchia, Carlo Marasco, Ines Marfè, Roberto Martini, Ivano Montagnani, Roberta Monticiani, Nilo Morelli, Stefano Urzi. Tra questi c'è il vincitore del premio Rotonda e soprattutto i vincitori di tanti riconoscimenti che vedremo qua. Chi sarà? Anche nella scultura piuttosto che nella pittura, intanto il risultato per questi è stato già ottenuto e l'applauso vostro lo sottolinea. Sarà molto molto interessante. Iniziamo con le premiazioni. C'è una targa che è dedicata a una persona che ha avuto la fortuna, insomma, di incontrarla, la porterà per sempre nel cuore. Massimo Guantini, che ha lavorato tanto per la cultura, è stato anche assessore, è stato fortemente voluto dal sindaco Alessandro Cosimi proprio in questa veste, è recentemente scomparso ma è qui con noi, e l'ATL con il presidente Alfredo Fontana può salire sul palco per la consegna di questo primo riconoscimento. Quindi la targa Massimo Guantini offerta dall'ATL, questo è il primo premio che assegniamo in questa serata, va a Claudio De Grandi. Claudio De Grandi dunque ottiene la targa Massimo Guantini, la ritira Antonio Cristiano per questo artista che è rappresentato al premio Rotondo. Grazie. E ben ha fatto la TL con il presidente Fontana, sempre sensibile anche a queste cose, a ricordare Massimo Guantini. Complimenti. Il premio Egizia Francesca Razzauti è una targa offerta dalla famiglia. Questa artista, caratterizzata da una pittura tonale con un cromatismo straordinario, così come descrivono gli esperti, non certo io, a consegnare questo riconoscimento ai nipoti Federico Razzauti e Edoardo Cuconato. Eccoli qua. È bello vedere anche dei ragazzi giovani, il sindaco mi suggerisce che sono tre anziché due, scopriamo chi è il terzo. Allora, il tuo nome? Federico Razzauti. Jacopo Razzauti. Edoardo Cuconato. E Jacopo che non c'era e che qua invece stasera consegna insieme agli altri questo riconoscimento. Il premio Egizia Francesca Razzauti va a Roberto Martini. Roberto Martini. Roberto Martini dunque che conquista questo riconoscimento, le scale sono dall'altra parte, lo dico perché io non riuscirei a salire sul palco, ma e vede che invece lei ce la fa, va bene. Uno sguardo alla telecamera dei fotografi. Premio Egizia Francesca Razzauti a Roberto Martini, prego, consegnatelo. È bello vedere anche questo scambio generazionale. Grazie a Roberto Martini, ovviamente anche ai nipoti. Grazie, complimenti per questo riconoscimento e questa affermazione. C'è una targa che è legata a un luogo storico, tutti voi insomma me lo insegnate, il caffè Bardi è stato un luogo d'arte, un luogo di confronto, un luogo di incontro fondamentale per quello che è accaduto a Livorno negli ultimi decenni, anche nei secoli scorsi. E dunque c'è una targa storico caffè Bardi offerta da Mario Bardi, la consegna però Mario Allegri, eccolo qua, e questo riconoscimento che porta questo nome così illustre, di un ricordo così importante, va a Ivano Montagnani. Ivano Montagnani, che conquista dunque e ottiene questa targa
legata a questo luogo così particolare, che purtroppo non c'è più, ma abbiamo visto anche recentemente una serie anche di mostre che hanno visto quello che anche storicamente e artisticamente conservava questo luogo. Eccolo qua, Ivano Montagnani, Mario Allegri, per conto di Mario Bardi, consegna questo riconoscimento. E come vedete, come lo potete vedere magari anche su Telegram Ducato, c'è anche proprio una delle opere che raffigura l'interno di com'era allora il caffè Bardi. Grazie e complimenti a Ivano Montagnani. La targa offerta dalla tipografia Bandecchi e Vivaldi di Pontedera e la consegna Sauro Bandecchi, oppure Paola Turio, che è qua con noi. Paola Turio ha già pronta il riconoscimento. Questa targa offerta dalla tipografia Bandecchi e Vivaldi che va a Mario Bonsignori. Mario Bonsignori, che dunque ottiene questo riconoscimento, questa targa offerta dalla tipografia Bandecchi e Vivaldi di Pontedera, la consegna Paola Turio. A Mario Bonsignori. E sottolineiamo anche questo riconoscimento con un applauso, con questo premio che vede raffigurato, lo vedo anch'io, proprio la rotonda di Ardenza, una bellissima foto dall'alto di questo luogo così caro a tutti noi. Grazie Mario. Targa offerta dall'Hotel La Vedetta di Montenero, la consegna Giuseppe Pierozzi, che è qua già pronto, e questa targa, questo premio va a Elisa Belardinelli. Eccola qua. Elisa Belardinelli, questa targa offerta dall'Hotel La Vedetta di Montenero, un luogo che è molto attento anche alle dinamiche dell'arte. Eccoci qua. Due targhe adesso che sono state offerte proprio dall'associazione Roart, che servono a sottolineare la parola è quella fedeltà, ma l'attaccamento, l'amore, soprattutto anche la costanza nella presenza al premio Rotonda. E una di queste due targhe, la prima, la consegna Fulvio Berti e la assegna a Cesare Braccini. Notiamo che tutti i premiati sono tutti posizionati sul fondo della platea, questa è un'indicazione per il prossimo anno, insomma. Quindi Cesare Braccini con Fulvio Berti, che ha questa targa legata alla fedeltà della partecipazione al premio Rotonda. Ecco Cesare Braccini. Uno sguardo alle telecamere e fotografi per questo premio, che rappresenta anche una bella testimonianza dell'amore di Cesare per l'arte con le sue numerose presenze a Rotonda. Grazie Cesare e complimenti. Fedeltà offerta ancora dall'associazione Roart, la consegna Alberto Fornaciari, e questa va a Antonio Cristiano per la sua presenza, ma se mi permettete l'interpretazione del premio, anche per quello che fa quotidianamente tutte le sere, tenendo alta l'attenzione anche in tutte le varie manifestazioni collaterali. Grazie Antonio per la tua presenza. È la prima volta che lo prendo, se sbaglio.
dal 1973 è qua presente. Avevo 2 anni e già eri qua a Rotonda. Bene, quindi questo è importante. Grazie, complimenti Antonio. Torniamo ai premi che sono stati assegnati anche dal giudizio della giuria, se ovviamente non sbaglio, e se sbaglio correggete. Premio Arte a Livorno e Oltre Confine, offerto dalla redazione, qua abbiamo il patron Mauro Barbieri che invito sul palco, eccolo qua, un applauso a Mauro per quello che fa, per sostenere anche gli artisti del mondo dell'arte in genere. C'è un servizio a colori più la creazione di un sito internet che sappiamo sono strumenti fondamentali per la conoscenza e anche la divulgazione delle proposte artistiche, e Mauro Barbieri consegna questo premio a Terzo Collettivo, questa esperienza così particolare, quindi il Terzo Collettivo ottiene il premio Arte a Livorno e Oltre Confine offerto dalla redazione. E possiamo comunque sottolineare con un applauso anche questa affermazione. Non so se c'è qualcuno nel Terzo Collettivo, eccolo qua, ovviamente, dato che sono più di uno, immaginavo che ci fosse una presenza. Giratevi verso, voltatevi e fate vedere anche la rivista Arte a Livorno, e il premio consiste, lo ripetiamo, in un servizio a colori per la creazione di un sito internet per spiegare anche le dinamiche di questa esperienza anche artistica così particolare. Anche il Terzo Collettivo lascia il palco. Adesso c'è invece un riconoscimento che prevede sia una targa sia una mostra di pittura di 7 giorni offerta dalla B Gallery Arte, che verranno donate dai figli in nome della madre che fu allieva di Voltolino Fontani. Sul palco Andrea, il figlio di Grazia Barzanti Berti, eccolo qua, buonasera. Quindi la B Gallery Arte, anche questo premio trae spunto proprio dalla tradizione, anche dal legame con un altro straordinario interprete che fu Voltolino Fontani, quindi la voglia di unire la memoria della madre con questo grande artista. E questo premio va a Stefano Urzi. Eccolo qua, con le sue onde, il suo mare. Grande applauso a Stefano. Complimenti. Medaglia d'oro adesso della FIDAPA, la medaglia d'oro offerta dall'associazione FIDAPA, una realtà molto attiva nel campo dell'arte, non soltanto dell'arte. La consegna Alessandra Rontini, responsabile arte e cultura proprio della sezione FIDAPA di Livorno. Tra l'altro Alessandra la ritroveremo anche più avanti con un altro riconoscimento. Quindi questa medaglia d'oro dell'associazione FIDAPA va a Francesca Ghelarducci. Che ottiene questo riconoscimento che è stato voluto dalla FIDAPA. Eccolo qua, medaglia d'oro, associazione FIDAPA, Alessandra Rontini, responsabile arte e cultura della sezione FIDAPA di Livorno. Ancora un attimo per le riprese, accanto a Alessandra, che ritroveremo anche più avanti con un altro riconoscimento. A posto. Un'altra medaglia d'oro, sono emozionatissime, appena arrivano sul palco poi scappano, e quindi per i fotografi e ovviamente anche per l'operatore c'è la caccia alle riprese e agli scatti. Un'altra medaglia d'oro, Alberto Bonciani, medaglia d'oro dunque che porta il suo nome, Scarronzoni Azzurri d'Italia, la consegna Patrizia Bonciani, quindi Patrizia Bonciani sul palco per la consegna di questa medaglia d'oro.
vediamo se non c'è. Allora Giuseppe, allora la consegni per dopo un sorteggio elaboratissimo, quindi la consegni te, e questo premio va a Carlo Marasco. Medaglia d'oro Alberto Bonciani, Scaronzoni Azzurri d'Italia, ovviamente la consegna Giuseppe Pierozzi per conto anche di Patrizia Bonciani, che magari eccolo qua. Complimenti anche a Carlo Marasco. Un'altra medaglia d'oro adesso, quella offerta da Toscana Arte, ci sono tantissimi premi in questa edizione, la consegna del presidente Paolo Frediani. Paolo Frediani dunque per Toscana Arte consegna questa medaglia, che è stata assegnata a Ines Marfè, che dunque chiude questa esperienza della Rotonda 2012 con anche questa soddisfazione. E un applauso anche a Ines Marfè. Grazie, buona serata. Richiamo qua sul palco Alessandra Rontini con anche Paola Neri, così trovo scritto nel programma, per un altro momento particolare in cui si intreccia ovviamente l'arte ma con il ricordo e la volontà ovviamente di non dimenticare anche questo spazio, in questa grande piazza dell'arte, della cultura ma anche della memoria. Quindi una medaglia d'oro in omaggio del pittore Ferruccio Rontini, offerta dalla sorella Alessandra Rontini, ma c'è anche Paola Neri, e va, se venite qua sul al centro, e va a Massimiliano Luschi, un premio per un giovane artista, non so se lui ama continuare a sentirsi chiamare giovane artista, ormai è affermato e conosciuto e soprattutto molto bravo. Complimenti Massimiliano. Bell'applauso. E c'è anche la medaglia, vedete, sono timidissimi, scappano, io infatti non li intercetto perché so che sono, in questi momenti sono estremamente in difficoltà, ma invece sono bravissimi davanti alla tela oppure agli altri supporti. Grazie, complimenti, grazie anche per la loro sensibilità. Adesso la medaglia d'oro Piero Vaccari, offerta dai figli Olimpia e Giustiniano, la consegna Nicola De Batte, vedo così, trovo scritto, eccolo qua. Buonasera. E questo premio, questa medaglia d'oro che porta il nome di Piero Vaccari e soprattutto rappresenta anche un tributo alla memoria, viene assegnata, grazie anche al giudizio della giuria, a Fabrizio Giorgi. Eccoci qua. Fabrizio Giorgi, Nicola De Batte consegna questo riconoscimento. Nicola De Batte, grazie e complimenti. Ok, allora adesso, prima del premio alla scultura, abbiamo un premio alla carriera, quindi che viene, sì, prima della scultura c'è un premio adesso alla carriera che
interessa una pittrice, e il nome lo facciamo dire direttamente al presidente di Roart. Questo riconoscimento a chi lo assegnate? Viene assegnata a Siliana Lenzi. Siliana Lenzi, premio che viene consegnato per l'impegno e soprattutto anche per un'intera vita dedicata all'arte. E è laggiù. Io direi che possiamo fare anche una cosa, se vogliamo portarglielo, e facciamo questa consegna en plein air, come direbbero altre persone, e Maglia Allegri, fendendo le sedie, consegna a Siliana anche questo, è il premio Rotonda 2012. Questo premio consegnato in questa maniera così particolare, però molto bello. Prima del premio di scultura, così entriamo in dirittura d'arrivo anche di questa edizione 2012, sì, Paola Turio qui accanto a me, perché Roart vuole consegnare anche una serie di targhe a gruppi o associazioni. Allora iniziamo da chi? Iniziamo dal gruppo G4. Che pittura in maniera sensazionale, cioè con otto mani. Quindi gruppo G4 ottiene questo riconoscimento, questa targa speciale legata all'associazione Gruppi di espressione artistica anche molto particolare, quindi anche in realtà che portano avanti una ricerca che non è tradizionale in qualche maniera, e quindi... Dunque, il gruppo è formato da quattro pittori, Umberto Croce, Umberto Uva, Arturo Molinari e Tarrini, non ricordo il nome, ma comunque Tarrini, Leonardo Tarrini. Ok, allora questa targa ovviamente sarà a disposizione poi presso la segreteria, e c'è anche questo riconoscimento. Giuseppe, la prossima riconoscimento per i gruppi invece? Una targa di riconoscimento all'associazione Calipizza Arte Nuova, se sale un attimino su viene consegnata la targa. La presidente, eccola, questa è la bella ragazza peluda, e quindi una targa anche all'associazione, perché oltre agli artisti singoli c'è anche questa specialità, tutta il premio Rotonda. Complimenti anche a lei, al suo gruppo, a Stefania, grazie per la presenza. Invece l'altra targa, e così poi si passa alla scultura. Invece, prego, guardate. Questa invece a chi va? Allo studio Estra, all'associazione culturale studio Estra, al suo presidente Allegri Maglio. Quindi Maglio. Ok, e invece così abbiamo concluso questa. Allora, avanti Antonio, questa consegnala tu. Vieni Antonio, vieni. Questa invece a quale associazione va? Al laboratorio d'arte Biagini. Il laboratorio d'arte Biagini non è un'associazione, è un laboratorio. Il premio va a Biagini. Tre nipoti, figli, padre e l'altro figlio maggiore. Tra l'altro io direi di
fargli un grande applauso, anche perché il vincitore è in rotonda dello scorso anno, quindi questo applauso in anticipo di quello che poi diremo dopo è stata architettata una cosa particolare. Grazie ancora. Ci sono altre targhe per quanto riguarda associazioni in realtà? Ok, quindi ora si può andare a quello della scultura. Benissimo. Siamo ai premi che chiudono questa serata. Sono ancora molti, però adesso c'è uno dei momenti anche più attesi, perché c'è la consegna del premio Daniela Nenci, e anche qua io direi di fare un grande applauso per Daniela, la memoria di Daniela che ha fatto tanto con la rotonda. Sul palco la cugina Laura Benvenuti e i nipoti Sara, Brilli e Paola, così, e quindi in rappresentanza Sara Brilli, premio Daniela Nenci. E qua c'è anche una motivazione, per la ricchezza delle soluzioni linguistiche alle quali perviene ai fini di una scultura planare attraverso materiali non consueti. Il primo premio, il premio Daniela Nenci per la scultura 2012 va a Roberta Monticiani. Roberta Monticiani. Roberta Monticiani, e qua l'applauso deve essere molto grande perché è la vincitrice per la scultura del premio Rotonda 2012. Ma, voi vedete solo il cartellino naturalmente, perché alla Monticiani verrà dato un assegno di 750 euro come premio. Se no sembra che non ci sia il premio, non c'è tante niente. Offerte dall'associazione Roarte. Qua però una domanda, anche se vorrebbe scappare, essere già a nugola, la capisco, ma allora la soddisfazione per questo premio? C'è molta soddisfazione. C'è molta emozione. Il Rotonda per lei cos'è? Da qualche anno è diventato un appuntamento fisso. È una bellissima occasione, una delle poche che abbiamo a Livorno di manifestarsi. Direi una delle poche che c'è anche magari anche in Toscana, e diceva giustamente Antonio in Italia, perché una manifestazione come questa ce la vedono in tanti, e vincere il premio per la scultura, penso insomma, non siamo male. Stasera sono a letto con te. È fantastico. Ecco, molto più brava di me della scelta della scultura. Grazie. Resto comunque qua, non vada via, perché poi ci serve per le interviste finali. Grazie davvero. Allora, passiamo adesso ai premi. Quelli sono tutti importanti, però questi chiudono la serata, dunque sono quelli anche che per i quali c'è ancora più attesa. E qua c'è il premio che porta il nome di Nedo Luschi. Nedo, che qua lo invitiamo a restare seduto in prima fila, rimani pure lì Nedo sul palco per assegnare questo premio, per consegnarlo. Ci fa questo straordinario onore e sale Sira Borgiotti. Sira, a consegnare il premio che porta il nome di Nedo Luschi, consistente in un premio non acquisto di 500 euro, e la consegna da parte di Sira Borgiotti ci permette in qualche maniera, io voglio fare i complimenti anche a chi ha ideato questo splendido manifesto dell'edizione 2012, perché in alto lo vedete, ci sono le foto di Renzo Casali, Mario Borgiotti, Nedo Luschi e Luciano Bonetti. Il premio Rotonda e il premio Luschi consegnato a Sira Borgiotti, beh, sposa un po' di tutte queste cose. E il premio Nedo Luschi va a Nilo Morelli. Nilo Morelli, eccolo qua, Nilo Morelli che conquista, che ottiene questo premio
dal nome così importante, e vi confermo che c'è sempre l'emozione guardando verso la telecamera, se la signora Borgiotti assegna e soprattutto se consegna questo premio, e così possiamo anche fare un grande applauso a Nino Moreno. Grazie. Allora, sì. C'è il premio provincia di Livorno, e qua lo consegna Fulvio Berti, e anche qua c'è una motivazione. La motivazione per questo premio è la seguente: per la puntualità della ricognizione visiva su aspetti parziali della realtà che svelano un micro-universo di meraviglie. Consegna Fulvio Berti il premio della provincia di Livorno, che va a Pierpaolo Macchia. Una bella motivazione a Pierpaolo Macchia, tra l'altro alfiere non soltanto dell'arte ma anche della poesia, e quindi un artista a tutto tondo che ottiene questo riconoscimento così importante, il premio provincia di Livorno. Grazie professore, e complimenti. Chiedo a Sira Borgiotti se può tornare sul palco, perché adesso c'è il premio proprio Mario Borgiotti. La motivazione di questo premio è la seguente: per la spigliatezza segnaletica ed ironica con cui rilegge le icone della contemporaneità, facendone godibili vignette di situazioni di vita. Il premio Mario Borgiotti, consegnato da Sira Borgiotti, va a Francesco Ermini, e lo ritira Alessandro Di Teodoro. Eccoci qua. Sira, un premio importante e soprattutto una manifestazione che cresce dal 1953. Sono venuta a prenderlo solo da che ero piccina. Ci sono invecchiata in 60 anni di questa tradizione bellissima di Livorno, una città così amante della pittura che ha sempre mantenuto vivo questo amore e questa tradizione. Perciò sono felice di essere qui e spero di andare avanti per qualche tempo. Ovviamente. C'è da dire che di questi tempi, lo dicevamo prima anche nell'intervista che facevamo, c'è lo sforzo dell'amministrazione comunale, non sono tempi semplici, abbiamo sentito le parole del sindaco, c'è il lavoro anche di Roarte, però si tiene duro e si guarda al futuro. E questa è la forza del premio di Rosonda, di vivere in qualsiasi contingenza. Questo è un periodo difficilissimo per tutti noi, lo sappiamo benissimo, è inutile stare a parlare, ma la buona volontà, il coraggio, la forza della tradizione fa sì che si possa andare avanti fra alterne vicende, ma intanto la sonda è viva e vegeta. Bene, grazie Sira. Consegna Alessandro Di Teodoro, e le chiederei di restare qua sul palco. Resti pure qua sul palco, Sira, no? Resti qua, perché non vorrei poi rifare le scale un'altra volta. Allora, siamo
al penultimo riconoscimento, poi ci saranno, se non ho capito, tre riconoscimenti a sorpresa particolari e anche una chiamata sul palco, quindi c'è di tutto di più, eh? Tutte cose che non sapevo, ma questo è il bello del Rotondi. È anche la cosa bella per la quale io mi diverto molto, essere tutte le volte qua quando mi invitano, e li ringrazio. Allora, premio della Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno. Lo consegna Federico Pini, che è presidente della circoscrizione 4 Livorno, che è qua sul palco con noi. C'è anche qua una bella motivazione scritta dalla giuria che abbiamo ricordato poc'anzi. Ecco la motivazione: per la sintesi grafico-pittorica con cui riduce i simboli figurali di ordine geometrico a concetti e luoghi della mitografia biblica mediterranea. La motivazione richiama, a mio avviso, perfettamente anche quello che abbiamo visto durante queste sere, e dunque il premio Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno va a Marzia Della Rosa. Marzia Della Rosa, questo premio, premio Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno. La motivazione è quanto mai azzeccata, e dunque Federico Pini consegna questo premio. Complimenti, vedo occhi che brillano. Sì, sì, sono riconoscente. Grazie molto. Poche parole, ma i suoi quadri c'è tutto. Complimenti, grazie. Marzia Della Rosa, dunque, la vincitrice del premio Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno, edizione 2012. Manca l'ultimo premio, però prima ci sono ancora tre targhe e una chiamata speciale da fare da parte di Roart. È l'edizione del 60°, abbiamo ricordato Renzo Casali, Mario Borgiotti, Nedo Luschi. Nedo Luschi è qua con noi e siamo felicissimi di vederlo qua. E quindi è bene anche sottolineare questa serata e questa edizione così particolare. E, come detto, il migliore dei giornalisti che si occupa di arte da sempre porta un nome e un cognome che è sopra questa targa e che gli viene assegnata dal comune, dall'associazione Roart, un premio speciale a Luciano Bonetti. Grande Luciano! Sì, Luciano. Aspetta Luciano, che mi avvicino, te l'aspettavi? Conserverò questo... No, allora, fa tutti gli accordi in fa questo microfono, quindi bisogna... Dimmelo a me che rilancio, perché no, abbiamo la barriera. Non te l'aspettavi e lo conserverai? Luciano dice che lo conserverà tra i ricordi più cari, questo tributo inaspettato. Se ti volti al pubblico, l'applauso, perché Luciano è una persona alla quale Livorno dell'arte deve tantissimo, e anche tutti noi giornalisti, insomma, rappresenta un esempio. Grazie, grazie Luciano. Maglio, che ci fa molto piacere vedere fare queste cose per tante ragioni, eh? C'è un altro premio, e anche qua è un premio che per tutti noi che gli vogliamo bene, è un premio che arriva dal profondo del cuore, a Nedo Luschi. Maglio, sì, per Maglio Scende. Nedo Luschi.
personaggio straordinario, un grandissimo artista e una persona che ha fatto la storia dell'arte non soltanto a Livorno. Grazie, grazie Neto, grazie. E tra le altre cose, allo stand iniziale ci sono anche le opere di Neto, ma anche del padre di Sira, poi si ricorda anche Casali, quindi insomma c'è la possibilità di vedere da vicino quello che Neto ha fatto e sta facendo. Grazie Neto ancora. E ovviamente il sindaco Alessandro Cosimi consegna a Sira Borgiotti questo riconoscimento speciale per l'edizione dei 60 anni. Una persona che con la sua grazia, la sua competenza, la sua dolcezza arricchisce sempre queste serate. Grazie, grazie Sira anche per quello che rappresenta. Grazie, grazie davvero. E mi diceva Maglio che c'è adesso una chiamata. Sì, io vorrei chiamare il collaboratore quest'anno che abbiamo avuto al nostro fianco, Marco Angiolini, della ditta Scorpio, che ha collaborato con noi facendo una propaganda fantastica. Si sta chiedendo cosa ha fatto di importante, ma insomma mi pare che il riconoscimento lo meriti e il premio, quindi c'è questa chiamata sul palco per la condivisione di questo risultato e dell'impegno. Sì, io lo vorrei ringraziare personalmente perché effettivamente è stata un'entrata nuova che a noi ci è sembrata un'entrata che per il futuro possa anche ampliarsi, perché la collaborazione di una ditta come Scorpio specializzata in queste cose quindi sembra veramente preziosa. Per cui a Marco Angiolini un ringraziamento mio e da parte di tutta l'organizzazione. E tradotto vuol dire che ti hanno incastrato, non so se l'hai capito. No, no, va bene così, ora vedremo l'anno prossimo cosa succederà, avremo più tempo per capire meglio le cose che invece quest'anno sono un po' di fretta, però voglio dire, l'hanno vista tutta la campagna, no? Pare che abbia funzionato, c'è stato un incremento di pubblico, mi sembra, no? Quindi qualcosa è stato dato e fatto. Bene, vedremo il prossimo anno cosa sarà possibile fare. Siamo arrivati alla fine, se non c'è qualcos'altro che non so, ma a posto così? No, io sono completamente a vostra disposizione, quindi va bene così. Quindi possiamo andare. Il premio Città di Livorno, e qua vedo il sindaco Alessandro Cosimi, già pronto. Premio Città di Livorno. Ringraziamo anche la presenza di Federico Pini, insomma, ovviamente. La motivazione, l'assoluto equilibrio formale e la finezza della materia decantata con i quali costruisce partiture che sanno di antichi intonaci e poetici segni. Rotonda, Città di Livorno 2012 va a Sergio Cantini! Applauso che sale il vincitore della Rotonda 2012, che viene salutato anche da Roberto Biagini, che è vincitore della Rotonda 2011, quindi c'è questo scambio di consegne. Allora, sindaco, premio consegnato, serata mi pare che sia stata caratterizzata all'insieme della tradizione, poi sentiremo l'emozione anche dei vincitori. Ma credo una bella serata come questa sia il migliore impegno per il futuro e per vedere che cosa possiamo fare il prossimo anno. Tutti insieme, io qui prendo le parole anche di Marco Angiolini, almeno cominciamo a lavorare subito per vedere se riusciamo tutti insieme a costruire qualche cosa che il prossimo anno sia più bello di quest'anno, ma soprattutto che ci consenta di tenere davvero
la nostra città fuori e a parlare di queste cose per sentirsi parte della crescita anche culturale della nostra città. Le emozioni del vincitore del Rotonda 2012, mi fa piacere stringere la mano, ma vorrei qui accanto a me il vincitore dell'edizione 2011 per anche una foto, uno scambio dell'ideale testimone tra il vincitore dello scorso anno e quello di quest'anno. Allora, vincere Rotonda, che effetto fa? Sono decisamente felice e soddisfatto di questo. Questo spazio mi è particolarmente caro perché io sono a Tardenza e questa direi che la considero una seconda casa. Devo dire che l'ho vista molto 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 bella questa casa. Ora ha perso un po' di bellezza. Mi auguro che in un breve futuro possa ritornare bella come era una volta. È un messaggio che mando al nostro amico cittadino. E qua e quindi l'avrà visto. Siamo dopo una traversia che è stata legata a una gara dove c'è un conflitto al tribunale amministrativo. Abbiamo stanziato 1 milione di euro il comune per risistemarla noi e poi vedremo che cosa accade. Intanto la risistemiamo. Maurizio, soddisfatto? Certo, soddisfattissimo. Sergio è un grande amico, un grande pittore e stasera grazie, complimenti. Il premio Rotonda finisce qua, tutti i vincitori qua sul palco, il ringraziamento speciale a...